Allora, nel video di oggi vi parlo dei preferiti del periodo e ormai è diventata una routine, mi piace fare questi video in cui vi faccio vedere un po' di prodotti, vi dico un po' di cose che mi sono piaciute in questo momento dell'anno. Siamo arrivati ormai a dicembre, quindi spero di riuscire a caricare in tempo questo video. E parliamo di novembre. Vi faccio vedere tutte le cose che più mi sono piaciute in questo periodo e iniziamo dal make-up e poi piano piano parliamo un po' di tutto. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa matitona di Kiko, che si chiama Perfect Eyes Duo Highlighter Pencil, composta da due punte, una punta color burro molto morbida, con la quale ad esempio vado a definire le sopracciglia nell'arco, e un'altra che invece ha un colore più rosino, con diversi brillantini micro glitter sull'argentato, è un po' shimmerina quindi, e che ad esempio mi piace utilizzare nell'angolo interno dell'occhio e la straconsiglio, nel senso che è una matita veramente valida, che fa il suo ruolo. Io da tantissimo che cercavo un illuminante che mi riuscisse a definire bene le sopracciglia e mi piace tantissimo l'effetto che fa. E secondo me si può utilizzare in diversi modi, è molto versatile, cioè questo color crema ad esempio anche per fare il punto luce nell'arco di Cupido, molto molto bello. L'illuminante è lo stesso, anche usato come un matitone, ombretto su tutta la palpebra, dà comunque un bell'effetto. Quindi io mi sento di consigliarvela e mi ci sono trovata molto bene personalmente. Poi un altro prodotto che mi ci sono proprio innamorata è questo mascara qua, il Big Eyes, che è da tantissimo che lo vedevo in giro anche nei video delle ragazze americane che lo strautilizzavano. E praticamente è della Maybelline, giusto? Sì. E praticamente ha due applicatori anche questo, uno quello nella parte viola che è per le ciglia superiori, con uno scovolino abbastanza grande, e questo qui piccino picciò per le ciglia inferiori, e è assolutamente un'innovazione perché io non ho mai trovato un mascara che mi riuscisse bene a definire le ciglia inferiori. Perché di solito tanto quello che utilizzi per le ciglia superiori è uno scovolone enorme, quindi rischiavo ogni volta di sporcarmi. Invece questo lo trovo di una comodità assoluta e inoltre penso sia fino adesso il mascara che mi è piaciuto di più in assoluto. Fa delle ciglia strepitose, lunghissime, belle folte, belle lunghe, le rincurva bene. Poi con il fatto che comunque lo scovolino rimane qui, si riesce anche a prendere le ciglia più piccoline e anche più interne. È molto molto comodo quindi anche nell'applicazione, quindi ne vale assolutamente la pena, io ve lo consiglio proprio se vi piacciono le ciglia belle folte, belle lunghe, stupendo. Poi una scoperta, c'ho un capello volante, non ci fate caso che oggi sono veramente la morte. Comunque, una scoperta di veramente ultimissima. Come si dice, di veramente recente, ce la posso fare stamattina, e è questo ombretto cremoso di Essence che si chiama Eye Sorbet, e questo è il numero 05 Illuminating Hazelnut. Non ne ho idea della pronuncia se è giusta, comunque è un bellissimo colore rosa e non so se si nota, ma l'ho applicato questa mattina sugli occhi. E non si vedrà una ceppa, immagino. Comunque, l'ho applicato con sotto un ombretto in crema rosato, ma mi piace davvero troppo, troppo, troppo perché, a parte che rimane morbidissimo nella stesura, quindi si stende veramente con facilità. Ma poi, più che altro, più che colore, dà tantissima luminosità. E secondo me, applicato non tanto da solo, ma sopra un altro ombretto che possa essere di qualsiasi colore, dona quella luminosità, quell'effetto un po' glow, quell'effetto come tipo bagnato, no? Che va tanto di moda ultimamente, che veramente mi sta piacendo tanto. Io spero che si veda qualche riflessino. Comunque, dà tanta luminosità e è veramente molto molto. Io ho provato solo questo,
solo questa colorazione qua, quindi vi posso parlare di questo ombretto qua, e di questo mi sono innamorata, proprio è stupendo, mi piace proprio tanto. Poi di make up, ultime due cosucce poi ho fatto. Gli smalti che ho più utilizzato in questo periodo sono questi due di Kiko. Allora, io non sono poi un'amantissima degli smalti di Kiko perché mi durano veramente poco, però come colorazioni sono veramente belle e costano poco, quindi sono andata per questi due. Allora, quello della linea Basic, quindi quello normale, insomma, questa linea qua, è il numero 336, questo blu elettrico meraviglioso, che è veramente bello, cioè molto coprente, si stende bene. L'unica cosa appunto è che sulle mie unghie perlomeno non durano tanto, quindi durante il giorno me lo devo riapplicare. Comunque, come colore è strepitoso e questo periodo l'ho messo tantissimo. Come ho messo tantissimo anche questo qua, che invece è della linea Quick and Dry, ed è un color borgogna, prugna, che è anche quello che indosso sulle unghie, ed è un colore perfetto per, comunque per questa stagione, tant'è che infatti l'ho utilizzato tantissimissimo e mi piace veramente tanto. Questo qui è uno dei colori che preferisco di più in tutto l'inverno di indossare, perché è proprio bello, secondo me è elegante, sta bene con tutto, quindi insomma ve li consiglio. E non vi ho detto il numero ovviamente, e questo qua è il numero 811. Ok, linea make up finita. Passando ancora nella fase beauty, mi sono stra innamorata di questa acqua profumata. Si chiama I Giardini di Sofia, sono gocce di Lampoleon Fior di Tiare. Praticamente sono delle gocce profumate. Io d'inverno utilizzo solitamente profumi molto forti, però mi è capitato di vedere questo, e solitamente a me piacciono i profumi più fruttati. Questo invece è un profumo floreale, però è davvero buonissimo, è molto delicato, si spruzza innanzitutto così come se fosse una specie di lacca, in questo modo, ha uno spruzzo molto definito, però non rimane pesante affatto, e si asciuga anche subito. E, cosa dire, ha un odore secondo me molto molto pulito, molto fresco, e sa proprio di acqua e sapone, non so spiegarlo, è proprio, da quell'idea di ragazza profumata, di ragazza pulita, mi piace proprio tanto. Secondo me dentro c'è un po' di violetta, un po' di rose, un po' di tulipano, un mix di fiori, anche un po' di geranio, leggendo anche qua tra gli ingredienti. Sì, e buono. Vedo che resiste anche tutto il giorno, è una buona anche durata. L'ho preso, mi sembra, da acqua e sapone, sì, da acqua e sapone, e niente, ultimamente sto utilizzando spessissimo questo, cioè proprio mi spruzzo due gocce e arrivo fino alla sera che ancora profuma, e ultimamente proprio solo questo ho utilizzato. Quindi se vi serve un'acqua profumata, che di solito io lo utilizzo solo d'estate, però se vi serve un'acqua profumata buona, che dura, che sa di pulito, di fresco, di fiori, io ve la consiglio. Poi invece, film del mese, che bestia fa, che vogliamo parlare di Hunger Games Catching Fire, vogliamo parlarne, va bene, parliamone, è stupendo. Allora, io amo Hunger Games, credo sia un film eccezionale, e non vedevo l'ora, era un anno, dopo che è uscito il primo era un anno che aspettavo questo momento, finalmente lo sono andata a vedere. E è stato molto bello, ha rispettato il libro, ha rispettato le mie aspettative. I trucchi di Katniss, cosa sono i trucchi di Katniss? Cioè, sono meravigliosi. A parte che io adoro l'attrice Jennifer Lawrence. Comunque, se, piccola momento di pubblicità, se non avete visto ancora il video di uno dei look che indossa Katniss su Hunger Games Catching Fire, l'ho girato e vi metto il link del mio video nell'info box. E Giulia invece ha fatto le nail art ispirati al video, sì, al video, sempre al film, nel momento in cui lei è vestita da sposa, e anche quello vi lascio nell'info box se tante volte vi va di vederlo, e vi consiglio di andarli a vedere.
Comunque, a parte ciò, cosa stavo dicendo? Mi sono persa. Ah sì, mi è piaciuto veramente tantissimo. Adoro Jennifer Lawrence, credo sia un'attrice veramente stupenda, umile, dolce, simpatica alla mano. Non so se l'avete vista l'intervista con David Letterman, ma mi ha fatto morire dal ridere. Se riesco ve la metto anche quella lì sull'info box, perché veramente io ridevo con le lacrime, proprio stupenda. Comunque, film del mese, Hunger Games, Catching Fire, libro del mese, come non posso citarvi la trilogia di Susan Collins. Ok, allora, premetto che ho letto questi due e questo l'ho iniziato da pochissimo. Il primo, Hunger Games, vi dico la verità, l'ho letto dopo aver visto il film. Perché sinceramente non ne ero a conoscenza di questa trilogia, solitamente non vado molto a sbirciare tra i libri così fantasy, avventura, di solito vado più sulla narrativa, quindi non mi ero mai accorta di questo libro, però visto che il film, quando l'ero andata a vedere al cinema, mi era piaciuto talmente tanto che ho detto vabbè, che me ne frega, alla fine farò il contrario, farò una cosa diversa, leggerò il libro dopo aver letto il film, vedrò il libro dopo aver letto il film, certo Kate, ci sei, leggerò il libro dopo aver visto il film, e mi è piaciuto tanto, cioè ho capito ovviamente meglio alcune cose che sono più approfondite, sono descritte meglio. Ovviamente non è come immaginarsi il film e poi andarlo a vedere, è un'altra cosa, ma io, anche se avete visto il film, vi consiglio di leggerli perché ne vale la pena. Questo, Catching Fire, l'ho letto prima di andare a vedere il film e devo dire che lo rispetta alla grande. E l'ultimo, Il canto della rivolta, l'ho iniziato a leggere la settimana scorsa e insomma aspetterò con ansia il prossimo anno per vedere la prima parte del terzo film, perché il terzo film è diviso in due parti e la stanno già girando, quindi non vedo l'ora di vedere la prima parte del terzo e insomma questi sono i tre libri che vi consiglio di leggere perché meritano, perché se non l'avete mai visto il film vi consiglio prima di leggere i libri e poi di vedere il film. È una storia molto particolare, molto innovativa e molto bella, anche con diversi spunti di riflessione, quindi ve li consiglio, insomma, se siete amanti della lettura guardateli, leggeteli, amateli. Ok, basta Kate, ciao, vi fa. Ok, sono ancora piena di capelli, vabbè, questa maglia è pazzesca, tira i capelli peggio di calamite, comunque vabbè. A parte questo, ultima cosa, cibo del mese, non ridete, ok. La mela verde, io sono innamorata delle mele verdi, solo esclusivamente delle mele verdi e delle Golden Delicious e delle Pink Lady. Mi piacciono solo queste, quindi quelle verdi, belle aspre, belle dure, mi piacciono tantissimo, in questo periodo sto andando avanti di mele verdi, e di noci. Ragazze, voglio aprire una parentesi sulle noci. Bisogna mangiare almeno una noce al giorno, le noci sono veramente tutto. In realtà il detto non è una mela al giorno e toglie il medico di torno, ma una noce al giorno toglie il medico di torno, e ve lo assicuro perché studio scienza e tecnologie alimentari. La noce, mangiata una volta al giorno, non di più, perché è troppo storpia, si sa. Una noce al giorno, con degli studi appropriati, si è visto che sono i migliori antiossidanti in assoluto. Le migliori antiossidanti in assoluto. Prevengono tantissime malattie e perché no? Uno spuntino la mattina mangiando una noce è ultimamente la cosa che faccio più spesso. La mela al pomeriggio e la noce la mattina e niente, io ve lo consiglio perché so che fanno bene, quindi mi sento di dirvelo ed è diciamo una routine che sto prendendo io ultimamente, di mangiare una noce al giorno, due anche fanno bene, non importa, però più di due no ovviamente. E insomma,
se ci tenete a voi stesse e alla vostra salute, io vi consiglio di mangiare le noci. Girate anche su internet, leggete, ci sono tante tante informazioni sulle noci e io l'ho studiato in chimica degli alimenti e le noci sono assolutamente al primo posto tra i cibi antiossidanti. Quindi vi consiglio insomma di mangiarle, insomma. Basta, non ho altro da dire, spero di non essere stata una cappella. Io mi sono divertita come al solito parlando da sola così del più e del meno, però so che ci siete voi a guardarmi, quindi insomma mi vergogno allo stesso tempo, però non importa. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, per qualsiasi cosa scrivetemi, io vi risponderò se si può, perché come saprete, perché tanto lo dicono tutte le youtuber in tutti i video, YouTube ha cambiato l'impostazione dei video, quindi riusciamo a rispondere solamente ai commenti dati da un account registrato anche su Google+. Vabbè. Comunque, se no mettetemi un like o scriveteci sulla nostra pagina Facebook, trovate comunque tutti i link sempre nell'info box. Io vi mando un mega bacio e ci vediamo al prossimo video.